Mantenere calcati e disponibile a rispondere a qualche vostra domanda. Volevo dire questo, grazie tante perché ha detto delle cose straordinarie e mi sembra di capire ugualmente sia per il rapporto madre-figlia e il rapporto con l'umanità intera. Grazie. Grazie. Lei non è sicuramente un teorico delle pedagogie permissive. Nei suoi libri, anche in qualche suo intervento che ho sentito, ha parlato del limite e anche delle sanzioni come evocazione del limite e dell'impossibilità, no? Tant'è che in una sua libro intervista ha un po' scandalizzato un giornalista del Manifesto, si chiama Christian Raimo, quando le ha detto si può addirittura teorizzare un diritto a essere puniti. Ecco, in questo senso però non ho trovato soddisfacente la parte iniziale di questo suo intervento a proposito delle regole. Vent'anni fa è uscito un libro che si chiamava Se mi vuoi bene, dimmi di no. Era di una psicologa e psichiatra proprio milanese, Giuliana Huckmar, ed era credo il primo. Poi ce ne sono stati tanti altri che hanno, in modo vario, approfondendo questo o quell'aspetto, eccetera, però mettendo in evidenza questa necessità nell'educazione di porre dei limiti, cioè a dire di mettere accanto alla vicinanza affettiva anche la guida. Allora mi è sembrata inopportuna in questo senso la sua, chiamiamola, derisione di tutti i libri delle librerie con le regole, perché invece questi libri comprendono, anche ce ne sarà di sicuramente addirittura nocivi magari, ma comprendono dei libri che hanno proprio contrastato quella retorica del dialogo fino allo sfinimento su cui era basata, diciamo, molto grossolanamente nel post 68 l'educazione. Ecco, invece hanno portato alla luce, quello diverso, quello più o meno efficace, questa necessità del limite. Grazie. Sì, risponde a questa domanda e poi vi do il microfono. No, no, ma allora, prendo? No. Bene. Grazie, buonasera. In natura succede l'opposto. Chi va in viaggio verso l'ignoto è il padre, non il figlio. Nelle api, chi se ne va con metà dei beni è l'ape regina vecchia. Infatti devi metterci il pallino nuovo, è più esperta, è quella che ha più possibilità di sopravvivere. Ecco, ribaltando, l'amore che deve avere il figlio invece per il padre. L'ho visto un po', secondo me, la dottoressa Tinti verso di lei ha molta ammirazione nella sua forma più alta e devozione, ma l'amore è il nutrimento necessario. Poi io non me ne intendo di psicanalisi, quando ha parlato delle regole ha detto che l'ossigeno è il desiderio di che? Aspettate un attimo che sono due domande importanti, no? Due domande molto importanti. Ecco, sulla prima direi questo. Oggi ho messo l'accento molto sulla necessità che la legge e l'applicazione della legge anche all'interno dei legami familiari sappia non escludere il perdono. E questo per me è la forma più alta del rispetto del segreto del figlio. Torno a dire, il segreto del figlio non è che cosa messaggia con i suoi amici
Quindi che un genitore, per esempio, guarda il cellulare del figlio minorenne, è giusto, secondo me, per avere un'idea di chi frequenta, di cosa. Non è violare il segreto quello. La violazione del segreto, di cui la pedagogia che io chiamo delle regole sarebbe, diciamo, colpevole, no? Riguarda il non rispetto della natura differente del desiderio del figlio. E quindi, diciamo, il prevalere della domanda dei genitori sul figlio rispetto al desiderio più autentico del figlio. Poi sono d'accordo sul fatto, anche perché lo teorizzo, lo scrivo, no? Lei ha ricordato quel passaggio all'intervista con Raimo. Io penso che un problema del nostro tempo che mette in grande difficoltà il discorso educativo in generale, quindi non solo i padri e le madri, ma il discorso educativo in generale, sia il fatto che noi non lasciamo più posto all'esperienza dell'impossibile. E l'esperienza dell'impossibile è l'esperienza dell'inaccessibile, eh? Cioè dell'inviolabile, del limite sicuramente, no? Di cui a volte le sanzioni possono essere una testimonianza. Quindi io non sono contrario al fatto che esistano sanzioni, anzi, ma che le sanzioni non siano un'applicazione cieca della legge, perché la legge non è cieca, la legge è umana se implica la grazia. Una volta poi qualche ministro furbone, non so quale governo l'ha tolto, ma il ministero che in Italia si occupava di governare la legge si chiamava Ministero di Grazia e di Giustizia. Perché era molto giusto, perché non c'è giustizia senza grazia. Mentre trovo che nelle pedagogie che esaltano la regola, questa dialettica complessa tra la legge e la grazia sfugga e la regola venga evocata come un antidoto in realtà all'angoscia dei genitori. Perché in quei manuali che io ho in mente si dice non solo che sono necessarie le sanzioni, ma anche quali, in quali momenti, in quale tempo, con che frequenza. Se lei guarda come si fa ad addormentare un figlio, no? Tutte le volte che il bambino urla bisogna andare una volta, poi basta, poi quattro ore. Non esiste questo. È una concezione, diciamo, reazionaria, ma soprattutto etologica, comportamentista della vita. La vita non è una macchina che deve essere, come dire, oliata nel modo giusto per funzionare. Bisogna ammirare i nostri figli anche e soprattutto nei loro sintomi. E come questo lo dico come psicoanalista, no? La cultura quella che io chiamo la pedagogia delle regole vorrebbe estirpare il sintomo. Questa cultura è penetrata nella scuola in un modo abnorme, secondo me. L'etichettamento psichiatrico che oggi vige nelle scuole, la medicalizzazione della vita che troviamo nelle scuole, è spaventosa. I bambini vengono definiti attraverso sigle, sempre di più. E a partire da cosa noi li cataloghiamo in sigle? A partire dal fatto che non sanno rispettare le regole dell'apprendimento, della disciplina, ma i figli non devono rispettare le regole in questo senso, che ogni figlio è strano, è sintomatico. Se la scuola, dico la scuola come istituzione che presiede il processo educativo fondamentalmente, noi troviamo che ogni bizzarria del figlio, ogni anomalia viene etichettata. Se una bambina, faccio un esempio, ha una piccola fobia alimentare, piccola fobia, io mi occupo molto di clinica di disturbi alimentari, una piccola fobia alimentare che lo psicologo della scuola descrive come un'anoressia, è un problema. Se una certa vivacità di un bambino viene descritta come un iperattivismo, è un problema. Cioè è il problema per cui tutto ciò che devia dalla norma regolare del comportamento, diciamo, condiviso, diventa una malattia. Io sono contro questa deriva, sono contro la medicalizzazione sospinta della vita. Se lei prende il DSM-5 come che classifica, tutti in quest'aula tutti siamo classificati nel DSM-5, siamo tutti malati, tutti abbiamo disturbi.
perché ha talmente generalizzato l'applicazione delle categorie psicopatologiche a partire dalla nostra incapacità di stare nelle regole, che siamo tutti malati, tutti malati psichiatrici. Questa è una deriva molto pericolosa, soprattutto quando colpisce la vita che ha diritto all'irregolarità. La vita del figlio ha diritto a essere irregolare, no? A essere anarchica. Lo dice uno che, come lei giustamente ricorda, e per questo penso che le mie parole dovrebbero avere un peso specifico, lo dice uno, come lei ricorda, sostiene con la stessa forza la necessità di fare esperienza dell'impossibile. Noi dobbiamo tenere insieme questi due principi, cioè non cedere sulla medicalizzazione della vita, sull'impero della regola universale che vorrebbe renderci tutti delle macchine obbedienti, ma non cedere nemmeno sull'esperienza dell'impossibile. È difficile. Poi aggiungo anche una cosa, molto spesso la pedagogia che ho citato si discrimina sempre tra, fondamentalmente pensa che l'educazione sia la giusta miscela tra gratificazione e frustrazione. Semaforo rosso, verde. C'è un fondo di verità, no? Noi coi figli siamo semaforo verde, semaforo rosso. Diciamo dei sì, diciamo dei no, gratifichiamo, frustriamo. Ok, questo ha un senso. Secondo me c'è però qualcosa di più fondamentale in questo, che viene prima. So come dirlo, che viene prima, e rispetto a questa fondamentalità anche la dialettica tra gratificazione e frustrazione è secondaria. E cosa viene prima? Viene l'amore per il desiderio del figlio. E come si manifesta l'amore per il desiderio del figlio? Innanzitutto, vedete che siamo proprio prima, nell'averlo desiderato, nell'aver desiderato la vita di questo figlio. E questo figlio venga al mondo come manifestazione del due, dell'amore tra i due, della sovrabbondanza, che non sia un incidente sessuale, che non sia per caso, che non sia una maledizione, che non sia un ingombro, che noi abbiamo, come dire, atteso la vita del figlio e gli abbiamo dunque trasmesso in eredità, la prima vera eredità, che questa vita è stata voluta, desiderata, e quindi amata nei suoi minimi dettagli. C'era l'altro signore, cioè il desiderio, che cos'è? Il desiderio è questo, cioè il desiderio è una forza, un'energia, è ciò che tiene accesa la vita. Senza desiderio la vita è spenta, ma la domanda vera è come si trasmette il desiderio da una generazione all'altra. La mia risposta è che non si trasmette con le regole, non si trasmette col dialogo, il desiderio si trasmette da una generazione all'altra attraverso la testimonianza, cioè che un figlio possa vedere in un padre, in una madre, e se non in un padre e in una madre, per me non è indispensabile, se non in un padre e una madre, in un maestro, in un allenatore di basket, in una danzatrice, in un libro, in un viaggio, insomma, in qualche luogo possa fare esperienza un figlio di una vita animata dal desiderio e si contagi da questo incontro, che sia contagiata da questo incontro. Questo io credo molto, per questo io penso che la scuola sia il luogo decisivo nella formazione di una vita e anche nella, diciamo, forza collettiva di un paese. La scuola non è solo il luogo dove circola del sapere, è il luogo dove i desideri si accendono. E la vita non si accende come si accende un computer. Per accendere una vita c'è bisogno del contagio. Ecco perché gli insegnanti dovrebbero essere portati su palmi delle mani, no? Come veramente sentinelle del desiderio. Io penso seriamente questo, penso che questo accada dal nido fino all'università. La testimonianza del desiderio sarebbe bene ci fosse in famiglia, a volte non c'è. Io non sono un familista, non penso che se non c'è in famiglia la vita sia perduta, si può trovare anche fuori.
meglio sarebbe se fosse un'eredità, ma a volte le vite nascono storte e per noi che siamo psicanalisti noi abbiamo un debole per le vite storte. Domanda molto semplice, per quanto riguarda i figli, per quanto riguarda i genitori che nella nostra generazione post 68, c'è tutto un filone di figli, compresa la mia, che mi contesta questo, contesta il divorzio, contesta perché vi siete divorziati, perché avete fatto questo, perché un rinnegamento totale di questo periodo storico. Per cui insomma c'è una distruzione della personalità dei genitori che non sanno che dire. Io dico, ognuno vive il proprio periodo storico, ognuno abbiamo le nostre. Ma quella dice no, avete sbagliato, eravate incoscienti. Si sa portare. C'è la signora. Io invece per gentilezza vorrei capire meglio. Questa frase, peraltro pregnante, le ha dato più volte, non cedere sull'esperienza dell'impossibile, non mi è chiarissimo. Sì, forse era un colloquio più, diciamo, visto che il signore che è intervenuto conosce il mio lavoro. Io penso che il fondamento del discorso educativo in generale sia trasmettere al figlio il senso dell'impossibile. Il senso dell'impossibile vuol dire che non si può avere tutto, fare tutto, essere tutto, sapere tutto, godere di tutto, che c'è dell'impossibile. Ma questo anche in un rapporto maestro-allievo. Un bravo maestro è colui che trasmette il sapere e insieme al sapere che trasmette, trasmette anche il fatto che non si può sapere tutto il sapere e che anche se si sapesse tutto il sapere sarebbe sempre insufficiente a sapere tutto della vita. Quindi che un bravo maestro fa sempre posto all'impossibile. Grazie, spero di essere chiaro perché vi devo chiarire anche io le cose. Allora, il discorso del padre del figlio prodigo, la figura è gigantesca, mentre la figura del figlio prodigo è tutto il contrario. E me lo immagino proprio come eventuale padre, in questa vita dissoluta che ha avuto. Può essere diventato padre e ha somigliato poco, dopo si capirà, a suo padre, al padre del figlio prodigo. Mentre forse più vicino a diventare un padre gigantesco così, era il fratello primogenito che forse si risente giustamente, non so se sono riuscito a spiegare. Grazie. No, questa domanda mi fa sorridere, io pensavo esattamente così, ci ho messo 50 anni per capire il senso di questa. Un'altra parabola da bambino che mi faceva imbestialire, che secondo me è sullo stesso, diciamo, cortè di questa. Dunque la parabola che si trova in Marco, se non sbaglio, è il padrone della vigna. Questa è una parabola antisindacale. Il padrone della vigna, vi ricordo la parabola, no? Esce la mattina, chiama degli operai, prima mattina li fa lavorare nella vigna, poi esce a mezzogiorno, ne chiama altri, esce alle 3 del pomeriggio, ne chiama altri, esce alle 6 di sera, ne chiama altri, alle 8 li chiama tutti per pagarli, e li paga tutti allo stesso modo. E io dicevo no, questo è antisindacale, cioè perché le ore di lavoro erano differenti, per cui ci sono alcuni che hanno lavorato sotto il sole, dice, no? Sotto il sole cocente a mezzogiorno, hanno cominciato alle 8 di mattina, finiscono alle 8 di sera e prendono come quelli che hanno cominciato alle 7 di sera facendo un'ora. È la stessa cosa, qual è il mistero di questo? Dopo che sta fatto quelli che hanno lavorato? No, non c'è, lei va alla ricerca della legge dell'equivalenza.
ma se c'è un punto che riassume tutta la predicazione di Gesù è che la legge dell'equivalenza deve essere oltrepassata verso un'altra forma della legge, perché per la legge dell'equivalenza, se io lavoro 8 ore devo essere retribuito 8 ore, se uno lavora 4, 4. Ma qui l'invito è a ragionare al di là della legge dell'equivalenza. E qual è il senso? Intanto il padrone è stizzito, no? Ma allora, noi abbiamo fatto un contratto, dice il padrone, ma sembra veramente una trattativa sindacale, abbiamo fatto un contratto con tutti, io ho rispettato il contratto, dice a quelli della prima ora, e quelli della prima ora dicono sì, e quindi fatevi i fatti vostri, no? Risponde così. Perché dice è così duro, fatevi i fatti vostri? Perché non capiscono il senso qual, per come io oggi lo leggo a 57 anni, cioè dopo essermi arrovellato per una vita su questa roba, il punto vero è che tutti hanno risposto. Il padrone della vigna chiama. È chiaro che chi è il padrone della vigna? Per un cattolico è Dio, figlio. Per me il padrone della vigna è il desiderio. Desiderio chiama. Chi risponde al desiderio? Chi non lascia evasa la chiamata? Chi risponde alla chiamata è salvo. Risponde alle 8 di mattina? Risponde a mezzogiorno? Risponde, beato lui, alle 7? Chi risponde alla chiamata è salvo. Chi non risponde alla chiamata è perso. La forza è rispondere alla chiamata. Mia madre lo direbbe in un modo più semplice: guarda nel tuo piatto. No? Quando noi mangiavamo, io ero una famiglia povera, guardavo sempre nel piatto di mia sorella per vedere, secondogenita, a chi aveva dato di più. E lei mi diceva sempre: Massimo, guarda nel tuo piatto. Allora, per un verso si può interpretare così la parabola, no? Hai stabilito un contratto per 8 ore, 8 denari, ti do 8 denari, guarda nel tuo piatto. Ma se guardo nel piatto dell'altro, quello ha fatto 2 ore e ha preso 8 denari. È un primo livello. Mia madre leggerebbe la parabola così. Posso citare, non è una teologa, eh? Io la leggerei come vi ho detto. Il punto chiave di questa parabola è la chiamata. Nel caso dei due fratelli, chi risponde alla chiamata? Il più giovane, il figlio prodigo. Figlio prodigo, a quale chiamata risponde il figlio prodigo? Della vita, la vita che vuole vivere, che vuole andare al di là del recinto della famiglia, che vuole fare esperienza, che è curiosa, che vuole respirare aria nuova, parlare altre lingue, che non si accontenta della lingua del padre, della lingua della madre, che vuole conservare il suo segreto, fare esperienza di altri mondi. Questa è la vita del figlio. È la vita ricca, anche se perde tutto. L'altro è fedele e dice al padre: ma io ti ho sempre servito, ti ho sempre obbedito. E il padre, e lì è bravo perché non glielo dice in faccia, ma lo pensa, gli dice: ma chi te l'ha chiesto? Questo è il punto vero, questo lo aggiungo io, non c'è nella parabola. Ma è indubbio che questo padre ha pensato: ma io ti ho servito tutta la vita, sono stato obbediente, ma chi te l'ha chiesto? Quante volte i figli fanno così? Ma io sono stato vicino a te, ti ho servito, ti ho obbedito, non ti ho abbandonato. Ma chi te l'ha chiesto? Drammatico. Non, Gesù non lo fa scrivere, cioè Luca non lo scrive. Però sarebbe stata una bella lezione questa, e secondo me questo è un contenuto essenziale della parabola. Il figlio obbedisce al padre, ma il padre non gli ha chiesto di obbedire. Se il primo genito avesse detto: papà, fammi andare a fare un viaggio, vai, avrebbe detto vai. Lo ha fatto col secondo, lo avrebbe fatto col primo, ma è la colpa del primo e non aver chiesto: fammi fare il mio viaggio. È rimasto nel rifugio della casa, nel rifugio dell'obbedienza. Il primogenito è conformista, il secondogenito è il figlio eretico, è il figlio giusto. Sì, però se la natura...
se il primogenito avesse vissuto in nome del suo desiderio, se il suo desiderio era quello di rimanere lì, sarebbe stato felice del ritorno del fratello. Il figlio ritorna, comunque, io non sto con lui, il padre è grandioso, ma il figlio ritorna, è esplicito, torna per opportunismo. Buonasera. Non si trova poi in questa parabola il cambiamento. No, si trova. Forse non l'ho spiegato bene. Allora, inizialmente pensa al ragionamento che è un calcolo, no? Quando il padre gli va incontro e lo abbraccia, il figlio può pensare finalmente che ha sbagliato a interpretare la legge. Ma tutto quello che mi ho detto è tutto, non c'è nella parabola. È tutto un ragionamento che facciamo. Forse è un po' fuori tema, però abbiamo parlato di amore, abbiamo parlato di desiderio. Visto che oggi la incontro, vorrei, se riesce a spiegarmi in poche battute che ci rimangono, appunto nel suo libro del desiderio, lei parlando del desiderio amoroso, dice che una delle possibili definizioni dell'amore di Lacan è donare all'altro quello che non si ha. Ecco, se mi può spiegare questo passaggio, grazie. Lo spiego nel modo più semplice possibile. Dare quello che si ha è molto facile. Dare quello che si ha, per certi aspetti, è una carità. La carità è dare quello che si ha. Se invece noi diamo quello che non abbiamo, noi dobbiamo privarci di qualcosa di prezioso, appunto di quello che non possediamo, quindi di dare la nostra mancanza. Non è un caso che quando i due amanti si incontrano dopo un periodo che non si vedono, di lontananza, la prima cosa che uno chiede all'altro è se ti sono mancato. Allora, la domanda dell'amore è la domanda di avere la mancanza dell'altro, quello che l'altro non ha, non quello che ha, di essere lui la causa della sua mancanza. Come dire, ti manco, vuol dire mi dai quello che non hai, mi dai la tua mancanza. Forse è chiaro, eh? Per me è molto, molto chiaro. Per esempio, si vede con i bambini piccoli, no? I lattanti. Il bambino attaccato al seno, quando succhia il seno, la mamma dà quello che ha. Al seno, il seno è pieno di latte, gli dà il latte. Non è il dono dell'amore che vuole il bambino. Il bambino si può mangiare, ha fame, è conturbato dal bisogno, si attacca, succhia il latte, poi a un certo punto è satollo e la sua testolina si accascia, piccolo Buddha, sul petto della madre, ma tiene nella bocca il capezzolo. Perché tiene nella bocca il capezzolo? Se dal capezzolo non esce più il latte. Perché vuole avere dal capezzolo quello che il seno non ha. Cioè la presenza, cioè la mancanza della madre, essere lui ciò che fa mancare la madre. Penso che sia un po' abbastanza appropriato. Lei ha parlato dell'impossibile, no? Far posto all'impossibile. Io sono perfettamente d'accordo. Però l'impossibile. Allora lei ha parlato dell'impossibile, no? Però l'impossibile non annulla la speranza e ciò consente il camminamento. Condivide? Condivido tutto, parola per parola. Grazie. Allora, sulla generazione del 68, è veramente difficile, perché, allora, intanto posso dire una cosa, non conosco sua figlia, non conosco lei, quindi non mi permetterei mai di intervenire su una materia così difficile, però il rapporto madre-figlia è un rapporto impossibile. Il rapporto figlia-padre, figlio-padre si risolve, prima o poi.
il rapporto madre figlia non se ne sono le mani, eh? Cioè è un continuo, lo dice, lo fa dire Bergman, Sinfonia d'autunno, no, che è una storia drammatica del rapporto di una madre pianista narcisista con una figlia. A un certo punto la madre dice il rapporto madre-figlia non si scioglie mai, dura tutta la vita, e dura tutta la vita nella forma, mi spiace deluderla, ma nella forma che Lacan ha denominato col neologismo della odio-morazione. Cioè la figlia non può fare a meno di lei, ma la figlia non la sopporta. E questo doppio carattere del non poter fare a meno di lei, anche se la critica, ma non poter sopportare la sua presenza, che alcuni chiamano legame disperante, quando tu non puoi fare a meno di qualcuno ma non sopporti la sua presenza, è il nocciolo del rapporto madre-figlia, che va molto al di là del 68. Potrebbe criticarla su qualunque cosa. Penso che il signore si sia scordato un pezzettino nella frase che dice che l'amore è dare a qualcuno che non vuole ciò che non si ha, ma a qualcuno che non lo vuole però. Cioè, qui si stava un dibattito ancora più grosso. Cioè, il fatto di dare ciò che non si ha a qualcun altro che non lo ha, ma che non lo vuole. Sì, cioè, io non seguo la Candy. Io penso che questa sia una contorsione eccessiva che non mi aiuta. Sì. Non mi aiuta a cogliere il gioco delle frasi. Sì, se no, lo conosco bene, ci sono tante variazioni di Lacan su questo punto. Una è quella che lei dice, secondo me la formula più efficace è quella che il Signore ha riferito. Cioè il cuore è dare quello che non si ha. Per esempio, quello mia moglie mi dice, qual è il regalo che mia moglie vuole che io le faccia sempre? I fiori? No, il tempo. Cioè lei coglie cosa io non ho e vuole da me quello che non ho. Tutto il resto è secondario. Perché quindi se si prende alla lettera la frase, cioè qui si entra in un conflitto. Cioè il conflitto dell'impossibilità, dell'impossibile di dare, perché io non posso dare a qualcuno che non vuole. Cioè qui il conflitto diventa quindi la parabola più ampia del desiderio anche. Cioè, sì, si può prendere questa via, io non la consiglio come chiave, perché diciamo l'esperienza dell'amore tra gli esseri umani è l'esperienza di un test. Quando noi amiamo qualcuno gli facciamo sempre il test. Il test consiste nel vedere, mi puoi dare quello che non hai? E io voglio che tu mi dia quello che non hai. Non è che lo rifiuto, non voglio, voglio che tu mi dia quello che non hai. Se Lacan aggiunge quell'altro pezzo, è perché in alcuni punti, non sempre, anzi quasi mai, molto più spesso la frase è amare significa dare quello che non si ha. Ma quando a chi non lo vuole, quando aggiunge questo, è perché trascina questa frase verso un altro grande problema che è l'inesistenza del rapporto sessuale, che è un altro film. Volevo infatti sposare lì. Sì, che porta a tutto un altro ragionamento, cioè che l'uomo e la donna sono un po' come nel paradosso di Zenone, Achille e la tartaruga. Non si seguono ma non si incontrano mai. E perché non si incontrano mai? Questo è un punto molto importante, perché la donna vuole che l'uomo le dia quello che l'uomo non ha. La donna, questa è una domanda molto femminile. È una domanda molto femminile che però quando un uomo ama è anche dell'uomo. Per questo Lacan dice che quando un uomo ama, ama come una donna. Perché l'amore è sempre amore della donna. Cioè l'amore è sempre amare quello che non si ha, dare quello che non si ha. Quindi io voglio sempre la mancanza dell'altro. Se io do un assegno, no, non lo prende, ma diciamo, si do l'assegno, però
con una certa insoddisfazione. Bisogna mettere le parole, bisogna fare tutto dare la mancanza, appunto, il tempo, fare dei numeri acrobatici per testimoniare il dono della mancanza. Questo è molto femminile. Gli uomini, la domanda maschile per Lacan, e questa è l'inconciliabilità, la domanda femminile dunque è avere la mancanza dell'altro, la domanda dell'uomo è avere il pezzo dell'altro, il pezzo di corpo, per cui poter godere del corpo dell'altro. Quindi abbiamo da una parte la domanda d'amore, dall'altra il dongiovannismo, che sono inconciliabili. La donna vuole il segno dell'amore, della mancanza, e l'uomo vuole il pezzo. Si parla due lingue diverse, uno parla il fenicio e l'altro parla il cinese, e Lacan dice c'è l'impossibilità che i due facciano uno, c'è una incomprensibilità di fondo. Il tema che evocavo all'inizio del segreto ha a che fare con questa impossibilità di essere uno, o di fare, di essere uno con l'altro. È un'impossibilità, e amare l'impossibilità di essere uno con l'altro è la forma più radicale del rispetto del segreto per me. Quindi l'amore è, diciamo, non è la condivisione, ma è condividere l'impossibilità della condivisione. Condividere l'impossibilità della condivisione. Io posso dire una cosa, ma facendo il ragionamento opposto, il non amare è appunto, diciamo, il non dare quello che non si ha. Quindi il non amare paradossalmente è l'ambiente più coerente per ciascun uomo. Ah, per i maschi sì. Diciamo, come dice un mio paziente, le donne sono fondamentalmente una grande perdita economica. Perché? Perché bruciano l'avere, sono disinteressate ad avere, però lo bruciano per verificare se quello che conta è veramente l'essere, no? Però intanto bruciano tutto l'avere. Lo sa bene l'avaro di Molière, che tra Marianna e la cassetta, l'avaro sceglie sempre la cassetta, no? Bene, grazie. Grazie a lei.